tutte ragazze. Dunque, come vedete, non sono nella mia solita postazione con lo sfondo rosa, perché voglio farvi vedere le cose da mangiare che voglio mettere nel mio negozio, i vari cibi orientali. Sono dentro questo scatolone enorme e volevo farvele vedere direttamente da qui. Allora, cominciamo subito perché sono tante. Essendo in una posizione molto scomoda, sono tipo sull'angolo del letto che riprendo per terra. Spero che non cada la fotocamera, visto che cade sempre. Allora, cominciamo subito. Questi li avevo in vendita anche prima sulla pagina. Sono wafer con la crema che è al gelato al cocco. E ci sono in due confezioni diverse, non so perché si vede che una è più nuova dell'altra, anche se non ho ancora capito quale. E comunque, vabbè, sono così. Poi, questi snack li avevo visti anche in qualche video di assaggi. Sono delle specie di piccoli pacchettini di patatine al gambero. Non li ho ancora assaggiati, devo dire. Però sembrano buoni. Con il gattino. Poi, queste sono confezioni di Oreo al arancio e mango. Quello potrebbe essere un mango. Non ne sono molto convinta. Non me ne intendo di frutta esotica. Poi questi invece sono frutti di bosco. Sempre Oreo. Poi anche questi sono Oreo in confezione diversa, anche se in realtà dentro a queste confezioni poi c'è la bustina come questa, quindi questi sono semplicemente senza scatola, non so come mai. Comunque questi sono alla fragola. Ecco, qui c'è la prova che sono Oreo. E ce ne sono vari. Poi, sempre come quei wafer di prima, ci sono questi che sono alla vaniglia. In questi ci avevo fatto un video assaggio e sono molto buoni, molto, molto ripieni. Poi, sempre per finire con i wafer, ecco, ci sono questi che sono alla fragola. Io questi penso che siano della marca dell'Oreo, sia per lo sfondo blu, sia perché, anche se non so leggere il cinese e il giapponese, la scritta è identica. Poi passiamo ai pochi. E non nel senso che sono pochi, ma nel senso che si chiamano così. Ok, evitiamo queste specie di battutine squallide. Allora, ci sono questi al tè verde. A proposito, in un video assaggi avevate letto un codice come questo, metti a fuoco. Un codice come questo e pensavate che fosse la scadenza se lo mettessi a fuoco. Ok? Più o meno lo mette a fuoco, dai. Ecco. E pensavate che fosse la scadenza nel 2014. Invece loro. I giapponesi, i cinesi, invece di stampare sulla scatola la data di scadenza, stampano la data di produzione. Questo vuol dire che questo è stato fatto il 3/11/2014. Infatti qua c'è scritto data di produzione 3/11/2014, da consumarsi entro 2/11/2015, quindi è un'altra cosa quella. E vabbè, sono strani. Noi ci scriviamo la scadenza, loro la data di produzione. Poi ci sono questi pochi panda. Sembrano davvero buoni anche se non li ho assaggiati. E sono al cookie cream, credo. Sì, cookie and cream flavored pochi, eccetera. Quindi sì, biscotto e crema. Poi ci sono questi che io ho sempre pensato che fossero al latte. In realtà, no, non lo sono, sono alla vaniglia. E belle che li ho anche assaggiati, eppure ero convinta che fossero al latte, e invece no. Comunque sono buoni questi. Poi ci sono questi che sono alla pesca. Io adoro la pesca e non li ho ancora assaggiati, ma dovrò provvedere. Qua dietro nel frattempo mi sta crollando tutto. Ah, sì, come pochi, poi gli ultimi sono questi, sono quelli classici al cioccolato. Poi ci sono questi che non li avevo mai visti, ma sono una novità, o almeno per me sono una novità. Sono i Pretz e sono della stessa marca dei pochi. Infatti vi faccio vedere il paragone se riesco. Glico e Glico, e quindi sono, diciamo, la versione salata dei pochi. Questi sono al burro, poi ci sono questi che sono al gambero, che mi ispirano già di più, e
E infine questi che, se riesco a prenderli, sono al pomodoro. Quindi snack salati. Poi, anche questi io non li avevo mai visti. Dalla confezione sembrano quasi Tuk, anche se in realtà non ho guardato su internet com'è precisamente la scritta di Tuk, magari la scritta è uguale, ma. Comunque sono biscotti con ripieno di crema al mirtillo. Mentre quest'altri sono biscotti ripieni di crema al limone e sembrano molto buoni. Poi passiamo agli ultimi tipi di snack, che sono questi, sono quelli con la balenina. Li avevo già messi in vendita, avevo fatto la review di quelli rossi, sì, di quelli rossi. E allora, questi ora ci sono scritti i gusti, l'altra volta li ho dovuti indovinare e stavolta invece ci sono scritti. Allora, questo è il gusto barbecue. C'è scritto qui. Facciamo che li rimetto dentro. Quelli che ho assaggiato, io pensavo fossero pomodoro, e meglio, penso ancora che siano pomodoro, sia per il simbolo sia per il sapore. Però, qui c'è scritto che sono alla melanzana, però, non sapevano di melanzana, sapevano di pomodoro. Mi sa che hanno scritto male l'etichetta. Poi ci sono questi che sono al... non me lo ricordo. Allora, dovevo fare l'etichetta. Al gusto di pollo. Ovviamente la fotocamera non poteva reggere tutto il video, doveva spegnersi quando mi mancava un solo oggetto. E vabbè, e l'ultimo è questo, sempre con la balena verde ed è al gusto alga. Oddio, spero che sia al gusto pesce più che alga, perché suona un po' male. Spuntini al gusto d'alga. Vabbè. Comunque, mentre aspettavo che la fotocamera la batteria si ricaricasse, ho controllato su internet. Sono riuscita a paragonare i simboli giapponesi e cinesi che ci sono scritti qua sotto e ho scoperto che effettivamente è al pomodoro, quindi hanno tradotto male, non è melanzana. Qui c'è scritto che è al pomodoro. Sono riuscita a tradurre qualcosa in cinese, yeah! Ok, questo è tutto. Vi ricordo che tutte queste cosine buone le potete trovare sul mio sito che è www.ericakawaiimarket.com e vi aspetto in molte. Ciao!